Siamo nella base Blasters per affrontare quelle che saranno le ultime missioni di Yo-Kai Watch Blasters. Non so di preciso quante ne manchino, però, oh, intanto facciamo quella di oggi. Eccola qua, Blasters al lavoro. Sono al livello 90, quindi dovrei stare bene almeno per questa missione e per la prossima. Eccoci qua. Allora, sconfiggi i Blasters. Ah, così, proprio semplice semplice ce la fanno. Mi piace. Abbiamo Anton Giulio Pokétonks qui. Bentornati, ovetti. Andiamo. Let's go. Oria! Vai, Gibanyan B, prendici gli schiaffi potenti. Oh mio Dio, che dolore. Ma quanto è forte? Ehi, ehi, ehi. Che sti danni? Che sono sti danni? Oh. Che sono sti danni? Fermati. Ma è matto Gibanyan B? Quanti danni mi ha fatto? Era necessario? Gibanyan B è forte. Oh, i blaster sono forti. Ah, ci picchia. Me l'aspettavo. Bravo Gildador. Faglie male, faglie male. Oh, e te ne vai. Resiliente fino all'ultimo. Dov'ha? Qua ci sono i cagnolini. Beh sì, la mappa qua mi indica dove andare. Perché ci sono Komasan, Komagiro. No, Komagiro no, Komagiro sì. Ma non è un Blasters come Komasan e con Bricola cantante. Vai, sangue degli ioni. È piaciuta Komasan, eh? Vai Zura, dai, Zura, fammi Zura. Zura è andato via. Ah, ma Komagiro è la rana qui? Mamma mia, non ho mai capito perché Komagiro dovrebbe essere una rana. Perché? Ah, perché i cerchi quindi rappresentano il ventre della rana. Perché si vede il ventre della rana, no? Che è praticamente come Poliwhirl, uguale. Ma scelta di design opinabile, secondo me. Ma comunque. Che poi dovrebbero essere fratelli Komagiro e Komasan, ma non si somigliano per niente. Andiamo in alto, dai. Sì, vabbè, puntavo altro, ma è andata da tutt'altra parte. Vabbè, dai, fa niente, fa niente. Si ripara, si ripara. Si ripara con un pugno. Komasan B è venuto qui per farmi del grande male, ma non mi ha preso mai. Ah, eccolo qua. Preso, che grande botta che ha preso una Piombi. Vai, è andato anche Usapion B. Perfetto, tutti me lo sono giocato Usapion B. Pancospino, a tuo tempo è finito. A tuo tempo. Chi è? Scusa Polpo, anche tu. E vattene. Ok, sconfiggi il team di Gibanyan B. Un'altra volta. Cioè un'altra volta, nel senso sconfiggi un'altra volta Gibanyan B. Ma stava di là. Exactly, venite a scuola. British. Il suo British humor non l'abbandona mai. Madonna, se sono gigante, ma che è? Le Bubblehead per Nintendo Wii. Ma c'è anche Sergente Quadrato. È un problema, io non ho abbastanza. Non ho. Oh, mi dice anche Overnian. Mamma mia. Se mi fanno troppi danni, io scappo a gambe levate. Ok, uno è andato, ok, ok, via, via, un attimino, che è sto macello? Ok, mi ha ricaricato, bravissimo. Però no, il Malox no, non mi piace il Malox Plus, non ho bruciore di stomaco. Ah, doppia? Ah no, mi sembrava doppia, peccato. Ah, ok, andati, ah, questa era facile comunque, dai, anzi, sono anche più deboli di quelli che abbiamo affrontato poco fa. Forse proprio perché erano di più, quindi in funzione del fatto che sono di più, erano più deboli. Well done, guys, un lavoro coi fiocchi. Concordo con i miei colleghi, complimenti. Che fatica, Nevina, hai fatto le 7 fatiche di Ercole, sta seduta sul divano a guardare la sfida, Sì, sarebbero 12 le fatiche, ma ho detto 7 perché mi sono confuso con sudare 7 camicie, allora ho mischiato un po' le due cose, ma sì, sono 12 le fatiche e non 7. Abbiamo delle monete oni però da provare prima, ne abbiamo appena vinte. Cioè, era Ragabatrax quello che ho visto, no. Chiave fortunata, sì, che fa abbastanza
Chi era Gabatrax quello? Eh sì. Forse ho le allucinazioni io. Ah no, questa era l'ultima. Quindi abbiamo finito con i blasters, mi stai dicendo? Ah! Beh, ci sarebbero queste qui da fare. Facciamoci anche, immagino, non lo so, faccio anche questa. Forse sono finite. Ah, a quanto pare, una volta che sconfiggi Imagino e Voxillo nello stage normale, loro vengono qui e sono molto più forti. Molto, insomma, sono un po' più... Sì, sono effettivamente più forti perché non gli sto facendo niente, vedo. E sono abbastanza fortini comunque, perché la lotta è piuttosto lunga, faccio pochi danni e ci sto mettendo le aree geologiche per vincere, quindi... Vuole il tempo che ci vuole. Ma loro non è che fanno male. Sono solo super resistenti. Comunque sia, anche immagino, penso che sia andato. Sì, alla fine ha iniziato a prendere danni a tutto spiano. Non ho idea del perché, ma ha preso un fracchio di danni. Oddio, ste neradame e ne varia che tutta la lotta hanno rotto le scatoline. Per non usare altri termini. Altre due moneta oni che non è affatto male, quindi andrò subito a utilizzarle. Da quello che ho capito dovrebbe esserci una moneta blasters per la slot oni ancora più forte, ma non so qual è. No, a parte le missioni per la storia mi pare che non c'è altro. Qui ci dice, vabbè, immagino, super poliministro, ma non è necessario farle per forza queste. Mi informerò al 100%. Su se c'è altro da fare. Quelle del grande mostro non sono obbligatorie. Niente, mi informerò se c'è qualcos'altro da fare su Blasters, se no finisce qui. Quindi direi che per questo video è tutto. Con un bellissimo call che vi scruta nell'anima, io vi ringrazio per aver seguito il video e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!